Questo è un tutorial per chi è alle prime armi, quindi quelle esperte già sanno tutto, non ne hanno bisogno. Eyeliner, una parte del make-up che ci può fare lavorare, sudare tantissimo. Oggi voglio parlare con te, vanitosa, che al momento dell'applicazione dell'eyeliner rimani lì per più di mezz'ora ad applicare questo eyeliner. E alla fine una punta è qua, l'altra è qua, uno è più sottile, l'altro sembra cicciotto. Nel video di oggi vi mostrerò due trucchetti, anzi più di due, però due specificamente per riuscire ad allineare le due punte dell'eyeliner e lasciarle il più armoniose possibile. Ma prima di tutto voglio parlare dei tipi di eyeliner e in particolare di questi che ho qua. Io ho qua l'eyeliner in pena della L'Oreal, il Super Line Perfect Sleen, è la puntina più sottile che è ottimo, mi piaceva tantissimo, però adesso si sta seccando. Diciamo che questa è la più facile in questione dell'applicazione. Poi ho qua l'eyeliner liquido che ha anche diversi tipi di puntine, ha quella più sottile, quella più cicciotta, che è tipo questa qua. E questa è già un po' più difficile l'applicazione, però il bello è che ha un nero molto intenso. Ugualmente gli eyeliner in crema che sono i miei preferiti e li possiamo applicare sia con un pennellino così sottilissimo o anche con un pennello obliquo che è ancora più facile. Per l'eyeliner alcune cose dobbiamo tenere presente al momento di scegliere la tipologia di eyeliner, quella più sottile, quella più giù, quella più su. Se abbiamo una palpebra un po' più cadente dobbiamo fare un po' più di attenzione, anche se abbiamo la palpebra mobile, lo spazio visibile è molto molto piccolo, quindi a volte è anche meglio non mettere l'eyeliner. Facciamo prima una bella visita allo specchio e ci guardiamo bene quest'occhio per vedere se quest'occhio sopporta un eyeliner e quale tipologia di eyeliner. Questa è una cosa molto importante, che sono le tipologie di occhi e le tipologie di eyeliner. Se volete un video che parlo specificamente di questo, scrivetemi qua sotto sui commenti e non perdiamo più tempo e andiamo subito a vedere la preparazione. Il primo modo sarebbe guardarsi di fronte allo specchio, poi con il prodotto fare un puntino dove vuoi che arrivi la punta dell'eyeliner. La mia in questo caso è qui. Dopodiché traccio una linea immaginaria fino alla punta dell'altro occhio, guardando bella frontale allo specchio, io cerco di posizionare più o meno lo stesso punto. Dopodiché, sempre con l'eyeliner in penna, traccio questa linea che va qui vicino all'ultimo ciglio fino alla pallina, che è il nostro punto di riferimento. Se ho una palpebra già un po' più cadente, faccio una piccola tensione di tirare un po' con le dita. Dopodiché partiamo qui dalla pallina verso la rima ciliare, facendo una specie di V, e poi andremo a riempire. Dopodiché andiamo con piccoli tratti sempre verso l'angolo interno. Piccoli tratti, quasi non tocco la palpebra. Abbiamo ottenuto una bella riga di eyeliner, anche se non è abbastanza perfetta, anche perché vado con la matita e la mia si sta un po' asciugando. Però adesso mi posiziono frontale per vedere verso dove dovrei andare con la punta, se questo puntino che ho fatto è esattamente dove deve andare il mio eyeliner. Vedete che le due puntine sono molto molto simili ed è questo l'effetto che volevamo ottenere. Adesso procedo facendo la stessa cosa. Però questo eyeliner non è molto lineare, non è perfetto, non è bellissimo, diciamo così, nero, bello, intenso, intenso. Che cosa possiamo fare? Adesso che la parte più difficile l'abbiamo fatta, io vengo con un eyeliner liquido e vengo riempiendo tutto questo contorno che abbiamo fatto.
Di solito l'eyeliner liquido è più nero, più intenso. Ecco, già potete notare la differenza. Questo riempito con l'eyeliner liquido è molto, ma molto più E che pigmentato. cos'altro E possiamo fare per rendere il nostro eyeliner ancora più perfetto? a me piace con un pennello obliquo andare a correggere questa linea qua sotto, che questo rende l'eyeliner ancora più perfetto, ancora più pulito. E per la seconda tipologia ancora più facile, avremo bisogno di un nastro micropore tipo questo che troverete in farmacia. E la misura è più o meno questa rispetto al nostro viso. Prendiamo il nostro nastro e lo posizioniamo sotto il naso e lo incolliamo qua vicino alla radice delle ciglia. Questo dipende a più o meno dove vuoi il tuo eyeliner. Allora prendiamo il nostro prodotto e andiamo a creare la nostra riga, facendo prima una riga dritta verso l'alto e poi tornando verso la rima ciliare. Qua all'interno con piccoli tratti sempre sottili e delicati. È importante che il nastro abbia aderito bene alla pelle per non creare sbavature al nostro eyeliner. Ecco qua, il nostro eyeliner adesso sarebbe pronto. Vediamo che cosa ne è uscito. Adesso la riga ce l'abbiamo, la puntina sottilissima, basterà riempirlo e perfezionarlo. Importante, ragazzi, sempre con piccoli tratti. E per lavorare con qualsiasi pennello lasciamo sempre la mano molto ben appoggiata sul viso per avere una maggiore stabilità. Questo è il risultato. Molto facile, veloce, come vi avevo detto, molto semplice. E anche qua possiamo fare la stessa cosa di prima, quindi con un correttore in crema andare a correggere le parti che meno ci piace. E anche questo, come vedete, dà un ottimo risultato. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate il vostro like. Taggatemi su Instagram se realizzate questo makeup, hashtag ragazza vanitosa. Seguitemi sui social e lasciatemi un commento qua sotto. Che cosa ne pensate di queste tecniche e se le userete, se le avete mai usate, se le conoscevi, se non le conoscevi. Questo è sicuramente il mio preferito, ma raccontami qua sotto, qual è il tuo preferito? Perché sono sempre in cerca di nuovi prodotti. Vorrei testarli, conoscerli. Questo è tutto, ragazze. Un bacione. Ciao.